Secondo posto rimesso in discussione nel campionato pugliese di Serie C Silver di pallacanestro. Rocambolesca sconfitta casalinga di Vieste, che si fa sorpassare d'Altamura dopo aver dilapidato un largo vantaggio. Immediato l'aggancio a quota 50 punti in classifica dell'Audas Cerignola, che batte Ruvo ma è in svantaggio negli scontri diretti con i garganici. Cade anche la capolista Nardò, che soccombe alla voglia di Cestistica Ostuni di chiudere in bellezza, mentre continuano a contendersi la quarta piazza Manfredonia e Foggia, entrambe vittoriose in casa. I simpontini regolano Juve Trani, mentre il quintetto Dauno rischia grosso contro Castellaneta, spuntandola solo nel finale. Rientra in zona playoff Olimpica Cerignola, che sbanca Bari ed agguanta Trani, che all'ultimo turno di stagione regolare ospiterà proprio i baresi. Salvezza diretta per Fasano dopo la vittoria su Lecce, mentre Monopoli si prepara ai play-out prevalendo nettamente su Brindisi, ultima in classifica. In Serie D, nuova pallacanestro Ceglie supera Mesagne e continua a difendere il primo posto dall'attacco di Corato, passato sul campo di pallacanestro Lecce. Successo anche per Anspi Santa Rita Taranto, che in una sorta di spareggio per la quarta posizione, l'ultima utile per qualificarsi ai play-off, supera Molfetta. In corsa resta in ogni caso anche Monopoli, vittoriosa sulla Virtus Taranto, mentre perde contatto dal quinto posto Barletta, battuta in casa da Aurora Brindisi. Affermazioni anche per Angiulli Bari, che piega Poseidone, Assi, Brindisi e Cisternino, Corsaro a Rutigliano contro Olimpia.